Giorni fa ho fatto dei post, normalissimi post, che invece hanno suscitato delle polemiche da parte delle femmine. Sono sempre loro che fanno un macello, una caciara allucinante. Il primo post era: le donne sono nate per spicciare, cucinare e prendersi cura del proprio uomo. Ho detto, e le donne se sono fatte risentire? Cioè, non è... L'uomo è stato zitto, tranquillo, cioè perché l'uomo avrebbe potuto dire: oh, ma perché pensi che io non so spicciare o cucinare? Però non lo dice l'uomo, perché comunque sia, è tranquillo. Vabbè, un altro tipo di mentalità, proprio. Stavo per scrivere invettive in tutte le lingue a me note, poi ho visto che lo hai scritto tu. Sei una donna, ma puoi dire la tua per una volta se vuoi. Io credo che alla tua età dovresti smettere di drogarti. E poi? Tanti di quelli che hanno pensato e o pensano come te ci hanno rimesso la pelle. Lei si fa portavoce di tutta la categoria delle femmine. Dai ragazze, sta scherzando, non credo che voglia morire. I commenti dei maschi, senti come sono più incisivi, eh? Dacci anche una bottarella, dice Antonio. Vabbè, ma come a di, ci stai, a bottarella dagliela, dai. Poi te lamenti che non c'è moglie, amico mio, e dai su, a parte che non sono amico delle femmine. Meglio soli che con una che spiccia male. Micaela Maruzzella dice: e gli uomini per di cazzate. Antonio, quello della botterella, dice: quello è normale, non ci parlo. Siete un'associazione a delinque. L'audienzi non pierà più una visualizzazione. Ero una fan, ma dopo de che sta? Michela scrive: è vero, a pagamento, 40 euro l'ora. Che poi, cioè, qualcuno è pure simpatico alla fine. Fabio dice: secondo me te la stai a rischiare, a Soreta. Giustamente mia sorella se fa risentire, dice: e no, mica ci posso rimettere io. Martina dice: tu vuoi fare una brutta fine, vedo. Mi sa che ho fatto una cazzata, Martina, ma pensavo che le femmine a quest'ora stessero tutte a preparare la cena, invece stanno tutte su Facebook. Ti ha detto male, Cri, devi metterlo alle 11. Per esempio, orario in cui si stendono i panni, così sicuro non lo leggiamo. Grazie, Martina. Vorrei tanto risponderti, ma preferisco stare zitta. Ecco, bravo, state zitta. Hai perso un'enormità di punti. Poi c'ho un amico poeta, lui è scrittore, scrive poesie, vabbè, a livelli proprio alti. Donna, schiava, zitta e lava. Sentite la metrica, no? L'armonia delle parole. Donna, schiava, zitta e lava. Perfetto. Non ho detto niente e ho scritto, quindi puoi rileggere se vuoi. Dove stai che ti venga a prendere a calci? Poi prendono queste iniziative, capito? Ti vengo a prendere a calci. Ma le femmine possono commentare liberamente come noi, cioè nel senso pensano una cosa, la scrivono e la possono pubblicare, non ci sta un blocco, un controllo da parte dei social.